Dalla raccolta alla trasformazione fino alla realizzazione delle ricette fatte con i raggi del sole. L'ultimo appuntamento della prima festa della raccolta del cedro si è chiuso a tavola con degustazioni di prodotti più o meno solidi realizzati a base di cedro per dare un futuro concreto a questo frutto di cui ancora è possibile sperimentare usi gastronomici e non. La festa della raccolta può diventare uno degli appuntamenti per fare in modo di veicolare quindi un'ottima attività di promozione del cedro, ma un'ottima attività di promozione del territorio. Un frutto ostinato che ha resistito alla cementificazione selvaggia e che oggi deve essere rivalutato anche passando per delle fondamentali deroghe legislative, oltre che da un tentativo concreto di nuovi innesti. Il piano di sviluppo rurale presenta una limitazione, nel senso che la superficie minima per gli interventi strutturali è di 2 ettari. Naturalmente adesso vediamo, ci impegneremo nel tavolo di concertazione per cercare di chiedere una deroga alla Comunità Europea in modo tale da poter intervenire, trattandosi proprio di un prodotto di nicchia che ha delle specificità tutte sue. Qualsiasi persona venga in Calabria per trascorrere le vacanze o turismo religioso, turismo per qualsiasi motivo, per affari, cioè qualcuno di noi deve offrirgli un prodotto al cedro. Quando va via deve aver assaggiato una specialità a base di cedro, perché se il prodotto si vende, la gente è interessata a coltivarlo e a trasformarlo. Se non si vende, come tutte le cose, dopo un po' finiscono. Il futuro è nell'utilizzo di questo speciale frutto della terra dagli usi più consueti, come può essere quello della pasticceria e della gelateria. In gelateria incontravamo un limite che era quello di questo prodotto agido che è il cedro, immaginando come in altre zone, altri agrumi molto più semplici, tutto sommato, del cedro, hanno trovato applicazione in pasticceria, in gelateria, anche combinati con alcuni prodotti. Per cui ci siamo posti questo problema. Vogliamo verificare se anche col cedro è possibile realizzare questa cosa e pare che ci siamo riusciti. Fino alla gastronomia con sperimentazioni fantasiose e creative, ma allo stesso tempo basate sulla semplicità e sul protagonismo del cedro. Un primo piatto molto semplice per gli spettatori. Facciamo uno spaghetto alle vongole, molto semplice, con un po' di prezzemolo, olio extravergine di oliva, una testa di aglio, mettiamo le vongole, mettiamo l'acqua di cottura, chiudiamo, si aprono le vongole, in ultimo mettiamo la buccia di cedro grattugiata. Mettiamo gli spaghetti o la pasta che più ci piace, la saltiamo e la serviamo. Troviamo che questo spaghetto alle vongole classico con una nota di cedro diventa una particolarità, diventa un qualcosa di straordinario e quindi ottimo per stupire.